Una videochiamata in questo periodo di isolamento a causa del coronavirus per dare vita ad un progetto diverso. Tre regioni, 705 km di distanza, quattro attori, un regista, un musicista e un fonico, ognuno a casa sua, con i mezzi che aveva a disposizione per girare un cortometraggio, primo episodio di una serie. È stata questa la grande sfida lanciata durante le ultime settimane dal regista Ivan Antonio, uno dei filmmaker più promettenti in Italia, che ha avuto questa particolare idea di girare Giga Traffico Dati, un episodio pilota per dare il via ad una serie televisiva, il tutto coordinato dalla sua abitazione di Montorealvo Mano, in provincia di Teramo. L'idea di questo progetto è nata subito dopo la decisione del governo di fare dell'Italia una zona protetta, quindi il lockdown. Mi sono sentito di dare un mio piccolo contributo a chi come me doveva passare le seguenti settimane a casa, e quindi ho deciso di scrivere una serie che poi sarebbe stata realizzata tutta in videochiamata con attori ognuno da casa sua in tre regioni italiane. Ho trovato veramente delle persone speciali che mi hanno aiutato a dare vita a questo episodio pilota di una serie, perché poi questo progetto si svilupperà in più episodi proprio per cercare di tenere compagnia durante il periodo che ci attende. Siamo riusciti comunque a creare qualcosa che ci rende veramente felici e che prima ancora di essere pubblicato online e quindi essere condiviso con le persone ci ha fatto compagnia a noi, e quindi pensiamo che queste belle energie che ci hanno unito nella realizzazione del pilota e che ci stanno unendo nella realizzazione degli altri episodi possano davvero essere trasmesse dalla visione di questa prima puntata. È una storia collegata con quello che stiamo vivendo, ma si svolge leggermente prima. Ha un equilibrio particolare perché, ecco, nonostante il contesto sia quasi drammatico, però i quattro amici che fanno questa videochiamata vivono ancora con la nostra stessa spensieratezza di 2 mesi fa. Quindi tutte quelle cose che per noi adesso sembrano davvero assurde, come per esempio una stretta di mano, che prima era forse una delle cose più belle da fare quando incontravi qualcuno, adesso è un motivo di allarme. Quindi in qualche modo questa storia racconta di noi come eravamo prima che accadesse tutto questo.